I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Be clean. I il tuo culo quassù se vuoi vivere, e attenzione alle mine. Veloce, stanno arrivando! Hai fatto talmente tanto rumore arrivando qui da risvegliare i morti, accidenti. Preparati, arrivano i mutanti. Dai per questo! Mi piace questo!
Sono felice che sia finita. Tieni duro, c'è sempre una seconda ondata. Ehi! Così che finisce. Wow, vedo che te la cavi egregiamente a sparare. Beh, con quello che faccio per vivere è necessario esserlo. Scusami che idiota, sono Sydney. È un piacere incontrare un altro cacciatore di reliquie. Avanti, sappiamo tutti e due che questo è il luogo in cui è nascosta la dichiarazione di indipendenza. È inutile essere evasivi. Il buon vecchio Abraham Washington ti ha mandato nella stessa missione suicida in cui ha mandato me. L'unico problema è che non riuscirai mai a trovarla senza il mio aiuto. Semplice. Uniamo le nostre forze, troviamo la dichiarazione, poi torniamo a Rivet City e dividiamo la ricompensa. Ho studiato le mappe di questo posto. Senza di me girerai senza meta. Che ne dici? Mossa astuta. Ok, la dichiarazione è al sicuro nella stanza blindata sotterranea degli archivi. C'è un montacarichi nascosto proprio qui nel centro della rotonda. Ho passato alcuni giorni a violare la protezione con il mio terminale remoto. Quando hai fatto, digita la password e muoviamoci. È solo un graffio. Starò bene. Grazie, me ne servirò subito. Uomini, oggi mi rivolgo a voi con un messaggio della massima urgenza. Le nostre difese hanno ceduto e presto dovremo combattere con il nemico. Ricordate, la volontà del popolo è la base e proteggerne. Hanno conservato la dichiarazione nella camera blindata dell'archivio che si trova alla fine dell'ala est. Dovremmo riuscire ad arrivarvi. Esimio deputato della Georgia. Uomini, non possiamo lasciare che il nemico. Esistono moltissime scorciatoie per superare le porte di difesa e i cancelli della centrale e aggirare la sicurezza, se sai come raggiungerle.
Perché scappavi? Non sono così spaventoso come sembri. Dove sei? Allora, gente, che succede? Avanti, non star lì come un allocco e cammina. Abbassare le armi e sottomettersi. Prego. Dove? Di sotto! Falso allarme. Ritirare. Attenzione! Perdi qua! Guarda cosa abbiamo. Dove? D'accordo. Sono felice che sia finita. Allora, gente, che succede? Mi sorprende che ti importi. Di solito, oggigiorno, ognuno pensa per sé. Cos'è che vuoi sapere? Già, è gradevole. Non riesco nemmeno a dormire senza averlo sotto il mio cuscino. Mio padre, per vivere, costruiva munizioni. Mi ha insegnato tutto sul funzionamento delle armi da fuoco. Quindi hai passato il tuo tempo libero ad aggiustare super mitragliatrici da 10 mm. È un hobby come un altro. Spiacente, ci sono ancora delle cose che voglio tenere per me. Forse quando mi fiderò di più di te. Ok. Ti copro le spalle. Allora, gente, che succede? Certamente, ma non avanzare troppo rispetto a me. Non possiamo permettere al nemico di penetrare oltre nelle nostre difese. Non permetteremo che la gloria sia macchiata dal sangue della tirannia. Il nemico sarà qui a breve. Dovete difendere il vostro campo.
sei. Ti prego di non prenderla sul personale. Per favore, non prenderla nel modo sbagliato. Per favore, esci. Identificato bersaglio nemico. È richiesta la vostra cooperazione. Prego sgombrare l'area finché l'ordine non sarà ristabilito. Allora, gente, che succede? Mantieni la concentrazione e forse ce la facciamo. Il nemico è alle porte! È tempo di combattere! Hai sfondato le nostre difese, eluso i nostri migliori soldati e saccheggiato la mia casa. Ma non ho ancora iniziato a combattere. Non posso permetterti di rubare la nostra libertà. La dichiarazione deve restare qui. È un simbolo di speranza che grida: siamo una nazione libera! Vedo che la mia fama mi precede. Bene. Questo dovrebbe farti capire che con me non si scherza e che la mia lealtà verso gli Stati Uniti è leggendaria. So che le tue capacità in combattimento superano di gran lunga le mie, ma lotterò fino alla morte se devo. E quale sarà la scelta allora? Stocchi? Pistole all'alba, sputo in rospo. Questo non è un semplice documento, signore. È la dottrina concepita dai membri del secondo congresso continentale. Ci ha liberato dalla tirannia di Re Giorgio III di Gran Bretagna. È il più grande simbolo di questa nazione libera. Bugie e inganni potranno essere i metodi adottati dai sovrani inglesi, ma io non ricorrerò a tali idiozie. Sembra che tu voglia risolvere la faccenda senza spargimento di sangue, quindi ti consiglio di arrenderti. Prometto un ottimo trattamento, come si conviene a un membro dell'esercito reale. Spiegati, ma ti avviso. Conosco tutte le tattiche delle subdole spie delle giubbe rosse. Farai meglio a tenerlo a mente. Lei, signore, è un bugiardo, un truffatore e forse una spia della corona reale. La esorto a non forzare la mia pazienza.
tende a esaurirsi presto. Interessante. Ho un piano per situazioni come questa. Forse proverà che sei qui in veste di alleato, anziché di nemico. Abbiamo preparato un falso della dichiarazione da spedire in Gran Bretagna. Ci darà il tempo per portare sano e salvo il documento fuori di qui. Mi piacerebbe essere a corte quando Re Giorgio scoprirà di aver sprecato tutte le sue risorse per un falso. Dobbiamo stare attenti, però. Gli studiosi inglesi si accorgerebbero immediatamente che si tratta di un falso. Se mi portassi un po' di inchiostro ferrogallico, potrei farne un duplicato perfetto. Il posto migliore per trovare qualcosa è la biblioteca di Arlington. Ecco perché non mi è riuscito. Dopotutto, non posso abbandonare queste fortificazioni. Ottimo. Per favore, affrettati a rientrare. Non so per quanto tempo riusciremo a resistere qui al forte. Sento il rumore delle loro cannonate che si avvicina. Presto sfonderanno le mura e l'ultimo bastione degli USA crollerà. Il viaggio sarà pieno di pericoli, temo. Oltrepassa il campo di Gran Turco di Smith, l'agricoltore, e prosegui per Greenleaf Hill. Attraversa qui Crown Creek e dirigiti al sentiero del cavallo. Quando i pini si diradano, prosegui lungo il confine di Arlington. Guardati dalle giubbe rosse, hanno un distaccamento là. L'edificio oltre il mercato del pesce è la biblioteca. Cerca la vecchia torre dell'orologio. Non ho ancora cominciato a combattere. Pensavo di aver sentito. Dove? Attenzione! Felice che sia finita. Allora, gente, che succede? Già, mi hanno preso piuttosto bene. Grazie, me ne servirò subito.
Ehi, guarda qui. Abbiamo un vagabondo sul molo di William. Devi avere degli affari importanti da sbrigare qua fuori per andartene in giro così. Quello che fai non mi interessa, ma se ti va di fare affari, forse possiamo aiutarci a vicenda. I miei ragazzi sono a caccia di Myrlurk. È la carne più deliziosa che ci sia e non crea disturbi allo stomaco come quella di ratto talpa. Pericolose quelle cose. Basta un niente e ti fanno saltare la testa. Fai attenzione là fuori. Sono dappertutto. Ci rincontreremo presto. Stai all'erta. D'accordo, d'accordo. Sono felice che sia finita.